Abruzzo cresce il tasso di occupazione, aumentano anche le donne nel lavoro. Marsilio e Magnacca entusiasti. Liste d'attesa, in arrivo il decreto del governo, ad annunciarlo il ministro alla salute Orazio Schillaci a Pescara. Entro due settimane il provvedimento con linee guida uguali per tutte le regioni. Isernia, amministrazione Castrataro al giro di boa, Sardelli nuovo presidente del consiglio. Intanto proseguono a tempo di record i lavori a Lancellotta per il ritorno in Serie D dei biancocelesti. Orgoglio col diretti a Campobasso, sala gremita per gli 80 anni dalla nascita dell'organizzazione che difende gli agricoltori. Tutto pronto a Teramo per le virtù, caratteristico piatto del 1° maggio. Campionati universitari organizzati dal CUS Molise, il rettore brunese, grande momento. Calcio Lega Pro, tra una settimana i play-off del Pescara, bianco-azzurri contro il Pontedera, Serie D, Campobasso tra Termoli e Pool Scudetto. Buonasera e bentrovati con l'edizione delle 19.30 del nostro telegiornale. Siamo in diretta dagli studi di Teleregione a Campobasso. In apertura, lo avete sentito dai titoli, ci occupiamo di lavoro. A poche ore dal 1° maggio la Regione Abruzzo celebra il 61,33% degli occupati. Il dato relativo al 2023 segna una crescita importante, un allineamento alla media nazionale. Aumentano anche le donne nel lavoro, dato negativo invece su morti e infortuni. Sentiamo cosa ha detto il presidente della Regione Abruzzo ai microfoni di Valentina Ciarlante. Alla vigilia del 1° maggio la Regione Abruzzo celebra il 61,33% degli occupati nel 2023 rispetto al 58,42% dell'anno precedente. Una crescita costante se si considerano i numeri anche del 2021, che segna un dato positivo per le donne nel lavoro, 52% rispetto al 47,52% del 2022. Dato che, hanno spiegato il presidente Marco Marsilio e l'assessora al ramo Tiziana Magnacca, avvicina la regione agli obiettivi dell'Unione Europea in tema di empowerment femminile. I numeri sono stati resi noti a Pescara nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sala riunioni della sede dell'assessorato al lavoro in via Passolanciano, alla presenza anche della direttrice del Dipartimento Renata Durante. Con questo dato dell'occupazione generale, l'Abruzzo si avvicina alla media nazionale, che è al 61,8%, e l'assessora Magnacca attribuisce il merito ai suoi predecessori e al supporto dato ai contratti a tempo indeterminato. I contratti a tempo indeterminato sono cresciuti e abbiamo invertito la tendenza alla crescita dei contratti a tempo determinato, grazie anche alle politiche della Giunta Marsilio, che ha fortemente incentivato le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Un focus è stato acceso sulla tecnologia in un periodo in cui la transizione digitale, in tandem con quella ambientale, pone sfide importanti all'Italia. La Regione Abruzzo vuole stare al passo. Nota dolente, le morti e gli infortuni sul lavoro. Entro l'inizio di giugno un nuovo bando da parte della Regione Abruzzo per la formazione sulla sicurezza, e per Marsilio questa è una priorità. Si segna più del 5,5% di donne occupate in più, occupazione in crescita per tutto l'Abruzzo, che significa portare l'Abruzzo di fatto ad allinearsi alla media nazionale. Poi certo c'è ancora molto lavoro da fare, soprattutto sul tema della sicurezza, perché i dati invece sulla sicurezza sono negativi. L'ultimo anno è stato un brutto anno da questo punto di vista. Dobbiamo capire se si tratta di sfortunati episodi o se c'è un problema strutturale. In occasione del 1° maggio, da sempre festa dei lavoratori, la CGIL Abruzzo Molise ha organizzato un evento denominato Sviluppo Sostenibile del Territorio. Lavoro, sicurezza, precariato, una sfida locale e nazionale. L'iniziativa si svolgerà dalle 9.30 al Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina. Dopo i saluti del sindaco De Nicolis ne parleranno il presidente
presidente della provincia di Chieti, Minna, il presidente della provincia di Campobasso, Puchetti, il segretario della CGIL Molise, De Socio, l'assessore regionale d'Abruzzo, Magnacca, l'assessore regionale del Molise, Cefaratti, e il segretario della CGIL Chieti, Spina, Franco Spina, oltre ai rappresentanti di ALI, AMPI e ASL. E a proposito di lavoro, c'è ancora forte preoccupazione per i paventati 90 licenziamenti alla Vibac di Termoli. Questa mattina incontro al Ministero per le Imprese, durante il quale l'azienda ha fatto sapere che è in corso di valutazione la produzione di nuovi prodotti da inserire sul mercato. Si tratta di un progetto che tuttavia richiederà tempo e questo potrebbe portare a ridurre ulteriormente il numero degli esuberi. La proposta arrivata dal Ministero è perciò stata quella di rivedere la procedura di licenziamento per rientrare con una nuova al fine di ottenere altri 12 mesi di ammortizzatori sociali che darebbero così il tempo all'azienda di riorganizzarsi e alla Regione quello di attivare il piano GOL per la formazione e il ricollocamento degli esuberi. Intanto sulla questione lo stesso tavolo di confronto proseguirà sia a Roma che in Regione. Ed ora ci spostiamo in Abruzzo. Un decreto del governo che punta a ridurre le liste d'attesa della sanità in tutte le regioni del paese. Ad annunciarlo è stato il ministro alla salute Orazio Schillaci dal palco di Pescara durante la convention di Fratelli d'Italia. Si tratta di un provvedimento che dovrebbe arrivare entro 2 settimane. L'obiettivo, ha spiegato il ministro Schillaci, e fare in modo che regione per regione, con una regia centrale, si possa controllare dove e quali prestazioni mancano. E ancora, in Italia si fanno troppi esami medici e questo decreto servirà, ha detto l'esponente del governo, a migliorare l'appropriatezza prescrittiva, che avrebbe un peso di circa il 20% sul totale delle prescrizioni. Dunque, linee guida uguali per tutti i territori, a cui il governo, come ha spiegato Schillaci da Pescara, sta lavorando. E cambiamo argomento, parliamo del raddoppio della Roma-Pescara. Questa mattina i rappresentanti del Comitato Confer sono stati ascoltati durante la conferenza dei capigruppo che si è svolta all'Aquila, all'emiciclo, su impulso del consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco. Intanto, come saprete, il nuovo lotto del progetto Pescara-Roma in via di realizzazione è stato presentato la settimana scorsa, nello specifico il tratto da Chieti a Manoppello. Il comitato non è contrario all'opera, ma ha evidenziato delle criticità che sono presenti sul tracciato e che andrebbero affrontate e risolte. Ed ora ci spostiamo ad Isernia perché venerdì si elegge il nuovo presidente del Consiglio. Castrataro, il sindaco col fiato sospeso, 3 consiglieri di maggioranza sarebbero in bilico. Al netto di Franchi Tiratori, Sardelli prenderà il posto di Paolino. Ci dice tutto Nicola De Santis. Venerdì, Consiglio Comunale a Isernia per eleggere il nuovo Presidente del Consiglio. Per accordi pregressi a Nicolino Paolino dovrebbe subentrare Sergio Sardelli, al netto di Franchi Tiratori. Almeno 3 consiglieri di maggioranza, infatti, da tempo critici verso l'operato della Giunta Castrataro, rappresentano un'incognita. Va da sé che se la maggioranza dovesse andare sotto con i numeri, è a rischio la tenuta stessa del primo cittadino. Dunque il Consiglio di venerdì assume un'importanza strategica per il futuro di Castrataro. Intanto Paolino, ai nostri microfoni, traccia un bilancio della sua presidenza. Da un punto di vista umano è un'esperienza molto bella e di grande responsabilità, nel senso che nel momento in cui diventi Presidente del Consiglio e hai questo ruolo istituzionale ti devi spogliare ovviamente di una serie di relazioni, rapporti,
e delle volte insomma, si possono creare anche dei mondi abbastanza conflittuali e problematici, come ben sapete insomma, è avvenuto nel corso di questa prima metà della consigliatura. Da un punto di vista poi istituzionale, chiaramente l'operatività del Presidente del Consiglio è legata anche alla chiarezza dei regolamenti, degli statuti e così via. E qui devo dire che il prossimo presidente avrà molto da fare, diciamo, gli racconterò un po' di cose che peraltro già conosce molto bene, su cui lavorare per rendere meglio, diciamo, più fluido il lavoro del Consiglio Comunale. È sempre stato super partes? Io spero di sì, questo lo dovranno dire le persone, i consiglieri, insomma. Ho cercato sempre di applicare regolamento, statuto comunale e ovviamente in primis la legge. Si sono create due situazioni molto importanti riguardo le incompatibilità, che peraltro la seconda soprattutto è stata aperta giustamente da consiglieri dell'opposizione. E quindi io non ho fatto altro che seguire quello che la legge dice, né più né meno. Che poi ci siano dei risvolti umani, voglio dire, ci conosciamo tutti, abbiamo rapporti da decenni e questo è l'aspetto difficile di questo ruolo. Ed ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca perché sono ore di apprensione a Lanciano in provincia di Chieti per le sorti di Milena Santirocco, un'insegnante di danza di 54 anni che si è allontanata dalla propria abitazione nel pomeriggio di domenica 28 aprile. La denuncia è partita ieri dai figli della donna e subito sono state attivate le ricerche in tutta la zona di Torino di Sangro, il lungomare, la Via Verde e le zone di campagna. E proprio nei pressi di Via Verde è stata ritrovata l'auto della donna. Il telefonino risulta spento e non raggiungibile. È stato attivato il piano di ricerca per le persone scomparse coordinate dalla Prefettura di Chieti. Al lavoro ci sono anche Baschi Azzurri di Vasso con tutti e quattro i distaccamenti ed è stata attivata anche la centrale operativa della Protezione Civile. Un 27enne di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri di Termoli per non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla sua vittima di violenze, una giovane di 25 anni. Il giovane è stato infatti sorpreso mentre provava a introdursi nell'abitazione della ragazza. Il 27enne, già dal mese di marzo scorso, era stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico dopo che lo stesso si era reso responsabile dei reati di maltrattamenti, lesioni personali, violenza sessuale, violenza privata, minaccia e danneggiamento a danno della ragazza che nel periodo in cui sono stati commessi i fatti lo stava ospitando. Per il giovane, questa volta finito in manette, c'è già stata anche la convalida dell'arresto. Ed ora cambiamo decisamente argomento. Celebrata anche in Molise la giornata nazionale Orgoglio Coldiretti per gli 80 anni dalla nascita dell'organizzazione. Una manifestazione molto partecipata dove sono stati condivisi i risultati raggiunti e dove sono emerse le criticità del comparto. Ci dice tutto Fabiana Abbazia. Era il 1944 quando Coldiretti fu fondata dal democristiano Paolo Bonomi. Sono passati ben 80 anni da quando il sindacato dei piccoli imprenditori agricoli difendeva il comparto durante il periodo post-bellico, un'organizzazione che ha costantemente ampliato il suo raggio d'azione, diventando non solo una voce autorevole, ma affermandosi come la principale associazione agricola italiana. Una ricorrenza, quella degli 80 anni, da celebrare orgogliosamente in tutto il paese, ed anche in Molise, dove molti di più dei 500 associati provenienti da tutta la regione hanno voluto essere presenti. Oggi è una giornata veramente particolare perché 80 anni di una rappresentanza come la nostra, così presente sul mercato, così determinata nel portare avanti le battaglie che servono per la sopravvivenza di un comparto come quello agricolo che praticamente cuba una quantità importante sul PIL.
E anche recentemente, nelle battaglie della Coldiretti, i diritti degli agricoltori e la difesa del Made in Italy, talvolta più che passare per le piazze, ha preferito continuare ad operare per il raggiungimento di obiettivi a favore del settore. Siamo stati a Bruxelles, abbiamo condizionato il voto della Commissione e del Parlamento europeo su modifiche importanti anche della PAC, per renderla più semplice e più fruibile dalle imprese agricole italiane. Siamo stati al Brennero e abbiamo un'altra volta smascherato quello che è il furto di identità che viene svolto a danno delle nostre imprese e a danno dei cittadini che inconsapevolmente pensano di acquistare prodotto e cibo italiano, mentre invece assolutamente ciò non è. 13 le assemblee Coldiretti sul territorio promosse prima dell'importante ricorrenza e dalle quali è emerso come in regione la criticità più urgente da affrontare resti quella dei cinghiali e della fauna selvatica. I cinghiali oggi praticamente mettono nell'impossibilità l'imprenditore a fare impresa, cioè a fare le proprie scelte. Noi ci sono colture che non vengono più coltivate, gli allevatori sono costretti ad acquistare il fieno perché i propri campi sono devastati da mandrie incontrollate di cinghiali. Su questo ci siamo battuti in questi anni, abbiamo ottenuto delle normative, anche l'ultima il 18 marzo, una delibera regionale, però ad oggi ciò che è contenuto nella delibera non è stato assolutamente messo ancora in campo. Ecco, su questo anche noi ci immobiliteremo. Poste verso la privatizzazione, ANCI Molise al fianco dei sindacati contro il governo, a rischio i servizi nei piccoli centri del Molise. Sentite. Per far cassa il governo vuole privatizzare Poste Italiane. È la denuncia dei sindacati che poi aggiungono, tra le conseguenze negative di questa decisione scellerata c'è il taglio dei servizi soprattutto nei centri più piccoli. Per i paesi del Molise, già colpiti da un inesorabile spopolamento, sarebbe il colpo di grazia. Ed è per questo che ANCI scende in campo accanto ai sindacati per chiedere al governo di bloccare la privatizzazione di Poste. Assolutamente sì, l'appello è stato raccolto dall'ANCI, quindi dai 136 comuni molisani, ma non per lasciare una parte, ma per avere la maggioranza assoluta dell'azionariato pubblico su Poste, perché praticamente Poste è un servizio pubblico. Devo dire che c'è un'ottima collaborazione con la sede centrale di Poste e con l'ANCI, in particolare con l'ANCI Molise. Tutti i comuni molisani sono serviti e dovranno continuare a essere serviti. È un problema sociale, un problema non tanto di privato. Ecco, il privato, giustamente rappresentavano i sindacati, gestisce le azioni, gestisce il profitto, però Poste ha sempre fatto una via di mezzo, ha guardato il profitto ma nello stesso tempo ha guardato anche l'aspetto sociale. Per questo è stata una società pubblico-privata che ha sempre fatto l'interesse privato e l'interesse pubblico, e così dovrà essere continuato a fare, nell'interesse di tutti. Io mi batterò, mi farò portavoce a Roma di queste, anche perché il Molise è composto per l'80% dai comuni sotto i 3.000 abitanti, quindi devono essere assolutamente serviti, ma non ho dubbi su questo perché i rapporti che intercorrono, ripeto, ma direttamente con l'amministratore delegato, con il gabinetto del Presidente, sono sempre stati buoni e non vedo... Certo, loro adesso stanno adottando un'altra politica, ma abbiamo anche un Presidente nazionale, Antonio De Caro, che sicuramente si farà portavoce dei nostri interessi. Enjoy Abruzzo sarà una delle 25 squadre in gara al giro delle bici elettriche, l'unica sostenuta da un'amministrazione pubblica come la Regione insieme a una serie di sponsor. Un'iniziativa che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d'Italia e che è stata voluta per promuovere il territorio e incrementare il turismo. Ci dice tutto Fabiana Abbazia. Il team ciclistico Enjoy Abruzzo rappresenterà l'intera regione lungo le strade d'Italia in occasione dell'edizione 2024 del Giro e-Bike, un'iniziativa unica nel suo genere a livello mondiale che si svolge nei giorni sulle strade del Giro d'Italia, organizzata da RCS Sport e inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana. La presentazione della manifestazione a Pescara in Piazza Unione, di fronte alla sede della regione da parte del governatore Marsilio e del sottosegretario con delega al turismo Daniele Damario. La cosa importante è che l'Abruzzo entra a far parte a pieno titolo della Carovana Rosa. Ogni giorno, nei 21 giorni in cui dura di fatto tutto il Giro d'Italia, in ogni tappa, dalla prima di Torino fino all'ultima, ci sarà sempre nel villaggio della Corsa Rosa
la presenza della Regione Abruzzo con questi stand, con il suo brand, con il suo richiamo al territorio, con la possibilità di far conoscere la Regione Abruzzo al di fuori dei propri confini e stimolare l'attenzione, la curiosità, la voglia di conoscere una terra che per il ciclismo è particolarmente vocata. Questa squadra promuoverà l'Abruzzo e promuoverà le tante possibilità che ci sono in Abruzzo di fare turismo esperienziale con la bicicletta, con i cammini, visitando i nostri tesori culturali e visitando e approfittando delle nostre tante prelibatezze enogastronomiche, quindi sicuramente un tassello in più che mettiamo per promuovere la nostra bella terra. Grazie alla pedalata assistita, l'evento farà vivere a tutti gli amanti della bicicletta l'esperienza della Corsa Rosa, di cui ricalca il percorso. A cambiare sono infatti unicamente le località di partenza, oltre che il chilometraggio della tappa, che è minore. Capitana del team Enjoy Abruzzo, Alessandra Fiore, che guiderà la squadra fino all'arrivo a Roma, coadiuvata dai team manager Maurizio Formichetti e Claudio Di Dioniso. Tra i 25 team in gara, quello abruzzese è l'unico sostenuto da un'amministrazione pubblica. Terza volta in Molise per i campionati nazionali universitari. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'evento, che andrà in scena dal 18 al 26 maggio. Franco De Santis. I campionati nazionali universitari del 2024 si svolgeranno in Molise dal 18 al 26 maggio. La Federcusi, Federazione Italiana dello Sport Universitario, ha deliberato di accettare la candidatura avanzata dall'Università degli Studi del Molise e dal CUS Molise e a loro affidato l'organizzazione di un evento sportivo nazionale in grado di porre al centro dell'interesse dell'opinione pubblica non solo sportiva, un'intera regione con le sue specificità, le sue caratteristiche e i suoi valori. Lo sport è uno dei nostri temi di grandissima interesse. Il professore Guerra, che è anche direttore del Dipartimento di Medicina, ma che da sempre si occupa dello sport in Molise, ha ottenuto secondo me un altro bellissimo risultato di avere i campionati nazionali universitari di nuovo in Molise da noi. È una bellissima avventura. Ci saranno tanti ragazzi di tante sedi italiane, avremo una grandissima partecipazione, quindi avremo un grande movimento anche in Molise. Noi tenere, come sapete, il Molise in primo piano è una delle mission che l'università si è data in questi anni, sarà una bellissima occasione. Nel Molise habitat naturale degli studenti, ma habitat naturale dello sport mi piace molto. Poi questa è una settimana di festa, il Campobasso ha vinto il campionato, finalmente vorrei dire, con un poco di patema d'animo del finale. Sapete che sono un grande appassionato di calcio, quindi seguo tutto. L'Isernia ha vinto il campionato. Il Termoli si è salvato, un poco di dispiacere il Vasto Gerardi che non ce l'ha fatta. I CNU rappresentano il più importante evento sportivo nazionale rivolto al mondo universitario, che vede il coinvolgimento di 156 CUS italiani. Ogni anno sono ospitati in una città diversa, si svolgono annualmente in due diverse sessioni, quella invernale per gli sport sulla neve e quella primaverile per le altre discipline. Sono promossi dalla Federcusi e organizzati dai vari centri sportivi universitari. Siamo pronti e per noi è un impegno. Ringraziamo innanzitutto l'Unimol per averci dato l'opportunità di organizzare questi campionati, che sono stati assegnati dalla Federcusi, anche perché l'Unimol ormai è un certificato di garanzia per quanto riguarda gli eventi universitari nazionali. Quest'anno poi c'è la grossa novità e ringrazio doppiamente l'Università, in particolare il Dipartimento di Economia, per averci dato un progetto innovativo che riguarda la sostenibilità ambientale. Mettono a confronto i migliori atleti universitari di età compresa tra i 18 e i 28 anni, ciascuno in rappresentanza del proprio CUS, del proprio Ateneo locale, nelle discipline sportive ufficiali e in alcune specialità proposte dal comitato organizzatore. Il CUS Molise è un certificato di garanzia per la Federcusi di riuscita delle manifestazioni, soprattutto quelle, diciamo così, nazionali. Si stimano dai 4.000 atleti, quest'anno abbiamo voluto addirittura allargare, ci sono alcune competizioni che prima erano 8 squadre, sono diventate a 12, addirittura abbiamo il calcio su Termoli che da 8 sono 16 squadre, quindi sarà un primo CNU realmente allargato con numeri importanti. Legalità e giustizia, Conf, cooperative e avvocati del Molise a servizio della collettività. Focus sul nuovo codice degli appalti e sulle forme di tutela per imprese, cittadini e pubblica amministrazione. Sentite. Legalità e giustizia a servizio della collettività.
Questo è il tema del convegno organizzato da Conf Cooperative Molise, Associazione Demetra e Ordine degli Avvocati. Un importante appuntamento per affrontare temi delicati come quello dei reati in Molise, ma soprattutto per fornire informazioni e strumenti utili sulle forme di tutela per imprese e cittadini. Parlare di giustizia e legalità significa cercare di mettere in sicurezza un territorio come il nostro, quale è il Molise, che dal punto di vista criminoso è un territorio abbastanza tranquillo. Però purtroppo abbiamo delle regioni limitrofe che possono infiltrare quel tipo di criminalità mettendo a rischio sia il cittadino che le imprese. Legalità e giustizia a servizio della collettività, un tema di forte attualità che coinvolge direttamente gli avvocati. Il presidente dell'Ordine, Giuseppe De Rubertis, sottolinea l'importanza dell'aspetto sociale nel lavoro quotidiano degli avvocati. Gli avvocati non devono confinare la loro attività nelle anguste aule di giustizia, per quando, voglio dire, in quel contesto abbiamo una funzione essenziale, ma gli avvocati devono rivendicare a sé anche una funzione sociale. Focus sul nuovo codice degli appalti, rivoluzionario e innovativo. Si è voluto creare una sorta di controllo reputazionale delle imprese in questo nuovo codice, proprio per, da un lato, garantire una maggiore trasparenza ed efficienza nella concessione degli affidamenti, delle gare e degli appalti. Dall'altro proprio per realizzare, oltre alla legalità, anche un sistema di maggiore affidamento e di responsabilità sociale che deve riguardare anche per l'appunto il tema degli appalti pubblici. L'avvocato Alfredo Ricci fornisce dettagli sul rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. È un tema che sempre più ha assunto una dinamica non solo giuridica ma anche economica. Quando noi ragioniamo di ritardi da parte della pubblica amministrazione nel definire procedimenti amministrativi, andiamo a ragionare non solo di un problema strettamente amministrativo ma di un problema che incide sulle attività. Ecco, oggi l'ordinamento appresta una serie di rimedi anche innovativi rispetto ai quali credo che, ragionando un po' insieme sul territorio, cercando insieme a cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni, il giusto punto di equilibrio, si possa dare un contributo importante anche alla crescita della nostra regione. Ed ora ci spostiamo a Teramo, dove è tutto pronto per le virtù, il piatto tradizionale del primo maggio. Chiara Bonatti. Tutto pronto a Teramo per il primo maggio. Come ogni anno la città aspetterà la giornata con il concerto di questa sera al Parco Fluviale, ma domani è la giornata della maratonina pretuziana e delle virtù. In lavorazione è il piatto tradizionale della festa dei lavoratori, un piatto complesso di origine molto antica. Tante le persone attese nei ristoranti e tante quelle che si recheranno a prenderle da sporto. Una ricetta portata avanti negli anni con legumi secchi, verdure, maiale, pasta e tanto altro per un totale di circa 50 ingredienti. Sicuramente è un piatto che ha fatto la storia della città di Teramo, ha fatto la storia della comunità di Teramo, perché per gli affezionati questo è un piatto che va condiviso con gli amici, con anticamente le famiglie che avevano possibilità cucinavano per l'intera comunità, proprio perché è un piatto che unisce, un piatto della festa, un piatto della primavera. Voglio dire, intorno a questo piatto girano appunto tanti argomenti, ma soprattutto quello della condivisione. Diciamo che negli anni questo piatto è stato ben promosso. Io personalmente sono il fautore del disciplinare, troppo adatto e comunque adatto a questa città, tant'è che domani abbiamo oltre 200 persone che vengono da fuori. Una tradizione tramandata di generazione in generazione che fa appassionare anche i più giovani. La preparazione parte da giorni prima e ci sono diversi segreti da conoscere per poter arrivare a un risultato finale che rispecchi la tradizione. Questo è un piatto molto complesso, un piatto che richiede soprattutto non tanto la bravura quanto l'esperienza, perché amalgamare oltre 50 ingredienti non è per nulla facile. Perciò chi ha una nonna, chi ha una zia, chi ha veramente una vecchia cuoca che sa dare consigli, prendetene atto, perché non è un piatto alla portata di tutti. So che molti giovani si stanno dando da fare, anche perché qualche lezione all'Istituto Alberghiero l'abbiamo pure data. Certo, è un piatto che richiede passione, perché è un piatto che perlomeno in un ristorante richiede 3-4 giorni di lavoro
Ripeto, non è un piatto facile da fare, però con la passione si può fare tutto. Lavori di restyling a tempo di record sul terreno di gioco dello stadio di Isernia per permettere alla squadra del presidente Traisci di festeggiare domenica la vittoria del campionato davanti al pubblico amico. Tutti i particolari nel prossimo servizio a cura di Pasquale Damiani. La squadra che vince rappresenta l'orgoglio di una comunità, quella che si porta in giro sui vari campi il senso di appartenenza a un mondo nel quale ciò che succede sul prato del Lancellotto è parte integrante. E proprio il terreno di gioco, finora ridotto in pessime condizioni, sta subendo un restyling che lo porterà ad agosto, quando inizierà il torneo di Serie D, a dare la possibilità alla squadra di calcio di giocare davanti al pubblico amico dopo l'esilio forzato a Cerro Volturno. Il consigliere comunale Michele Antenucci sta seguendo da vicino i lavori e ci spiega che tipo di interventi si stanno eseguendo e si faranno fino ad agosto. Innanzitutto colgo l'occasione per fare i complimenti alla società Città di Isernia San Leucio per l'importante traguardo raggiunto. Per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, noi ovviamente stiamo facendo tutto quello che è necessario affinché questa struttura sia all'altezza della categoria che la società andrà ad affrontare l'anno prossimo. Già questa settimana sono iniziati degli interventi di manutenzione straordinaria, è stato concimato il campo, verrà fatto il diserbo, stiamo provvedendo alla pulizia di tutta la struttura sia delle aiuole che del fossato che circonda lo stadio e a giugno sono già programmati interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell'impianto di drenaggio che consentirà l'utilizzo del campo in maniera più cospicua anche durante la fase invernale. Ecco, ora però ci si chiede, ad agosto quando riprenderanno le attività agonistiche il campo avrà bisogno di un altro restyling, quindi si farà il drenaggio perché la cosa migliore sarebbe fare un misto sintetico, ma in assenza di questo intervento si dovrà rifare il drenaggio e quindi il campo completamente rifatto da capo, è così? Guardi, questa amministrazione già in passato aveva proposto la realizzazione del manto in erba sintetica, poi per altre richieste insomma, si è convenuto di lasciare il manto in erba naturale e a questo punto quindi bisogna fare tutti gli interventi necessari affinché il campo sia pienamente fruibile dalla società. Quindi si rifarà l'impianto di drenaggio che oggi è un impianto antiquato, realizzato più di 20 anni fa, mantenuto probabilmente negli anni precedenti anche in maniera non molto ottimale, quindi procederemo con questi interventi che sicuramente saranno il primo passo affinché questo campo torni ad essere agli splendori che merita. E ci sarà anche una zona lancio per quei pochi ragazzi che svolgono l'attività di lancio del martello? Lancio del giavellotto. Esatto, la problematica che c'è stata in questi anni è stata proprio la condivisione tra diverse discipline. Ora stiamo provvedendo a installare della nuova impiantistica per l'area per il lancio del giavellotto e del peso nell'area circostante lo stadio affinché questi atleti possano fare i propri allenamenti durante l'anno in quell'area ed evitare di utilizzare lo stadio. Poi è chiaro che quando ci saranno delle competizioni nazionali si faranno gli interventi di manutenzione straordinaria sul campo in modo che tutti siano contenti insomma, e felici di poter utilizzare la struttura nel migliore dei modi. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni del tempo per mercoledì 1 maggio su Abruzzo e Molise. Sull'Abruzzo la circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge diurne si allontana in serata, favorendo l'ingresso di aria più secca, responsabile di ampi rasserenamenti. Venti moderati in mare da mosso a molto mosso. Vediamo ora le temperature. L'Aquila minima 12, massima 20 gradi. Pescara 11-21 gradi. Chieti 11-23 gradi. Teramo minima 12, massima 22 gradi. Anche in Molise una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione, determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Venti moderati, mare mosso. Diamo ora uno sguardo alle temperature. Campobasso minima 12, massima 19 gradi. Isernia 13-20 gradi. Termoli 14-24 gradi. Venafro minima 14, massima 20 gradi.
Il nostro telegiornale termina qui, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine social e sul sito internet. Ora non cambiate canale perché subito dopo i consigli per gli acquisti ci sarà la nostra pagina sportiva con il direttore Pierluigi Boragine. La pagina sportiva si apre con il calcio di Lega Pro e con il Pescara che martedì prossimo sarà impegnato nel primo turno dei playoff contro il Pontedera. Sentiamo tutto dal servizio. Chiude al sesto posto il Pescara di Emmanuel Cascione, 55 punti, un cammino altalenante e la forte sensazione che la squadra avrebbe potuto fare di più, soprattutto tra le mura amiche dove i bianco-azzurri hanno rimediato ben 6 KO. Di tutto rispetto invece il cammino esterno, caratterizzato da 8 vittorie, complessivamente 16 affermazioni, 8 dicevamo lontano dalle mura amiche, 7 pareggi e 15 sconfitte, di cui 6 in casa, troppe onestamente per una squadra che ad inizio stagione aveva altri obiettivi. 60 gol fatti, 55 subiti, Merola capo cannoniere con 17 centri. E ora la possibilità di dare un senso alla stagione, vincere la fase post-season e centrare la promozione è impresa ardua, molto ardua, ma non impossibile. Playoff al via martedì prossimo con orario da definire. All'Adriatico Cornacchia arriverà il Pontedera, gara secca e 2 risultati su 3 al 90esimo. L'inizio di un nuovo cammino che può regalare le emozioni che fin qui sono mancate. Ed il Campobasso si gode il ritorno in Serie C, nelle parole di Rizzetta, Cirringione, Consuelos, la voglia di continuare ad essere ambiziosi, il servizio di Franco De Santis. La mente è ancora alla festa di domenica, la voglia di godersi ogni singolo momento prima del rompete le righe. Il Campobasso si prepara all'ultima fatica di campionato. Domenica una sorta di passerella davanti a una grande cornice di pubblico nel derby contro il Termoli. Entrambe avranno la possibilità di giocarsi la gara in tutta tranquillità, avendo centrato i rispettivi obiettivi della promozione e della salvezza. I rossoblù, tra l'altro, dopo l'ultimo turno del torneo saranno impegnati nella pool scudetto, in cui si affronteranno tutte le prime in classifica dei 9 gironi di Serie D per assegnare il titolo di campione d'Italia. La competizione andrà in scena dal 12 al 19 maggio e il Campobasso sarà inserito nel triangolare con avversari dei gironi D ed E, ovvero una tra il Carpi e il Ravenna e la Pianese di Marco Prosperi. Tornando alla spettacolare serata di domenica, queste le parole del presidente Matt Rizzetta. Io, Mark, tutta la proprietà abbiamo rilevato questa società, gloriosa società, meno di 2 anni fa, perché abbiamo creduto in questa piazza, questo popolo che forse è un po' dimenticato, un po' scontato, però sottovalutato, scusa, però in questo progetto ci abbiamo sempre creduto e stasera la prova, questa gente non merita palcoscenici di bassi livelli. E questa è una piazza di Serie A come abbiamo sempre creduto e io sono grato di avere partner come Marco al mio fianco che passo per passo abbiamo fatto le decisioni giuste. Ora parliamo del Termoli dove c'è grande entusiasmo per la salvezza raggiunta con un turno di anticipo. Vincenzo Ciccone. È soddisfatto il patron del Termoli, Flaviano Montaquila, per la salvezza raggiunta dal team giallorosso. Il numero uno dei bassomolisani lo lascia ben intendere nella conferenza stampa successiva al pari interno con l'Aquila, facendo emergere la gioia per un girone di ritorno di spessore. Noi non credevamo ai nostri occhi, non credevamo a quello che stesse succedendo nella prima parte del campionato, perché ero convinto che insieme al mio staff avessimo costruito quest'anno una squadra che ci avesse dato soddisfazioni e invece purtroppo anche quest'anno siamo partiti con il freno a mano tirato. La fortuna è stata che non abbiamo dovuto fare grandi stravolgimenti come l'anno scorso, ci è servito cambiare il mister e mettere qualche giocatore magari più funzionale a quello che è il gioco del mister. Da quel momento in poi, come tutti ben sapete, il Termoli
ha avuto un altro atteggiamento, ha affrontato un girone di ritorno da tra le prime della classe, per cui oggi c'è soltanto il rammarico di non essere partiti prima con questo tipo di organico. In particolare a fare la differenza è stato il fronte under. A parte con la rally che l'ho portato io insieme al mio staff, devo dire che il mister ha fatto un buon lavoro aiutandomi a selezionare Usmar, anche Gabriele avevo portato io, ha fatto quello col Matese, il mister ha scelto Yaba sapientemente, quindi è proprio questo il concetto che vorrei esprimere, è lo staff al di sopra della squadra che aiuta a scegliere i giocatori migliori, e sono convinto che la squadra che gestisce la società è la cosa più importante. Poi guardando in prospettiva il numero uno giallorosso si sbilancia per una conferma in toto del gruppo. Io sono dell'idea che l'organico lo confermerei in blocco perché veramente ha fatto bene, principalmente in questa seconda parte del campionato, sebbene magari, ripeto, siamo partiti un po' con l'handicap della prima parte, ma diciamo che io mi siederò a tavolino con tutti perché penso che bisogna ripartire da ciò che di buono è stato costruito quest'anno. Grande soddisfazione a Termoli, come abbiamo visto, grande rammarico a Vasto Girardi dopo la retrocessione che arriva dopo 5 anni consecutivi in Serie D. Amarezza per la sconfitta e la retrocessione in Eccellenza. Simone Marmorini, tecnico del Vasto Girardi, tiene con forza a sottolineare però quello che è stato il percorso che ha portato i giallocelesti sino alla gara con il Tivoli. C'è stato un percorso che ci ha portato qui e è stato fino a oggi sicuramente in crescendo, positivo, poi ci dovevamo giocare la salvezza nelle ultime partite, nelle ultime due, e quella di oggi sinceramente è partita subito condizionata, quindi l'approccio probabilmente non è stato dei migliori e rimanere anche in 10 dopo 20-25 minuti sul 2-0 ci ha impedito anche una rimonta che comunque con orgoglio e con i nervi abbiamo tentato, però è chiaro che dopo ti sottoponi alle ripartenze della squadra avversaria e a subire qualche gol in più anche di quello forse che meritavi. Per il tecnico in particolare, contro i laziali, sono stati due gli episodi che hanno influito sulla contesa. Credo che nella partita di oggi l'episodio che ci ha condizionato maggiormente sia stata l'espulsione e il calcio di rigore che poi ci ha portato sotto 2-0. Quello è stato l'episodio che effettivamente ci ha ammazzato anche un po' mentalmente, perché dopo 20 minuti già stavamo perdendo 1-0, avevamo dato segnali di reazione immediata perché comunque abbiamo reagito bene anche al primo gol subito. Però poi alla lunga sarebbe stato comunque difficile tenere il passo. Per gli altomolisani ora la prospettiva è chiudere con orgoglio e dignità. La classifica dice che siamo retrocessi, però dobbiamo giocare un'altra partita e la dobbiamo giocare assolutamente con dignità, perché dobbiamo finire il campionato con dignità, come ci siamo portati con grande orgoglio fino adesso a giocarcela fino alla penultima giornata, dobbiamo altrettanto con orgoglio finire. Chiudiamo con la pallacanestro, con la pallacanestro di Serie A1 femminile, primo maggio all'opera per la Magnolia Campobasso, domani sera con palla 2 alle ore 20, il team rossoblu si gioca il passaggio in semifinale contro Sesto San Giovanni. Tutta una stagione nel solco di 40 minuti, la molisana Magnolia Campobasso si proietta sulla sfida di gara 3 domani sera alle ore 20 all'Arena, quando i rossoblu potrebbero rendere ancora più memorabile un campionato sinora superlativo, che ha condotto sino al quarto posto finale in regular season. Contro la Geas Sesto San Giovanni, infatti, in caso di successo, le Magnolie si garantirebbero di raggiungere la semifinale, dove andrebbero ad affrontare la Reyer Venezia, formazione che ha fatto sua la regular season e si è imposta di due gare nella serie dei quarti contro la Oxygen Roma. Alla vigilia, coach Mimo Sabatelli ha lasciato intendere che saranno tanti i fattori che potranno avere un peso su questa contesa e tra questi prioritario sarà riuscire a limare il numero degli errori commessi. Nell'impianto delle Campobassane si annuncia un gran pubblico per supportare la squadra verso un risultato di spessore. Con palla 2 alle ore 20, le Magnolie proveranno a ripetere quanto già riuscito loro in occasione di gara 2 al Palanat domenica. Tutta al maschile la terna arbitrale designata per la circostanza, con primo arbitro il ciociaro Gianluca Gagliardi, secondo l'agrigentino Roberto Radaelli e terzo il livornese Stefano Ursi. Bene, tutto con la pagina sportiva, grazie per averci scelto e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.